Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, ben ritrovati qui dai nostri studi di Teleprima Canale 91, un nuovo episodio, una puntata del Tavolo della Domenica. Questa sera sono in compagnia di Gianni Scardamaglio, un cantante davvero noto. Ciao Gianni, buonasera e grazie Ciao. Per aver accettato il nostro invito. Grazie per avermi invitato, sono onorato e felicissimo di essere qui. Allora, visto che ci siamo un attimo organizzati durante la preparazione di questa intervista, io giro foglio, cambiamo scaletta, perché c'è stata una grande novità della tua settimana, un personale omaggio al maestro Renato Carosone nel 20° anniversario dalla sua scomparsa. Prima però di farti, insomma, introdurre, parlare un po', direi che ci possiamo guardare anche prima il video. Passa scampagnando per tu letto con mano a papà ti fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senti a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere la moda, ma se bevi whisky e soda todo senti disturba. Ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi per Camel, chi te li dà? La borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, si è da me non c'è sta niente a fa. Ok napolitano, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Te può capire chi te va bene se tu la parla miezza americana. Quando si fa l'amore sotto la luna come te viene in capo e ti I love you. Tu fa l'americano, americano, americano, senti a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere la moda, ma se bevi whisky e soda poi senti disturba. Va ballo rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi becca me, chi te li dà? La borsetta di mamma tua fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia, si è da me non c'è sta niente a fa. Ok napolitano, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Yeah.
Eccoci allora, insomma, come si dice in gergo, insomma, vita, morte e miracoli, soprattutto la grande importanza che ha per te e per tutto il panorama musicale che ha avuto Renato Carosone. Certo, Renato Carosone penso sia stato uno dei più influenti per quanto riguarda la musica italiana che prende spunto da quella americana. Quindi diciamo è stato forse il primo a prendere spunto da quella che è la musica americana e poi trasportarla in quella italiana e poi nel suo caso soprattutto quella partenopea. Sicuramente stiamo parlando di un grande artista, ma soprattutto un artista famoso. Allora, come nasce questa idea, questo tuo desiderio di volerlo omaggiare? Questa idea nasce in realtà dal film che uscì verso gennaio-febbraio. Mi sono svegliato tipo 15 giorni fa, 2 settimane fa, e pensai all'uscita di questo film. E siccome già avevo questo brano registrato, dissi perché non puntare sulla data, comunque, quindi omaggiarlo in occasione del 20° anniversario della sua morte. E quindi ho fatto un piccolo upgrade, perché il pezzo già esisteva, arrangiato con i ragazzi della band, però ho fatto un piccolo upgrade aggiungendo una sezione di fiati dove hanno partecipato due colossi, Gigi Paterno al sax e alla tromba Gianfranco Campagnoli, e quindi abbiamo fatto questo piccolo upgrade e poi pubblicato attraverso questo video fatto grazie a Gianmarco Argenzio, ed oltre alla band poi hanno partecipato anche Alessio Castaldi al sax e alla chitarra Francesco Romano, insieme poi alla band che poi ha suonato anche nel pezzo, Claudio Sannino alla batteria, Stefano Romano al basso e Armando Colucci alle tastiere. È stata sicuramente, insomma, immagino una bella esperienza. Com'è stata l'organizzazione poi, considerato anche il periodo Covid in cui ci troviamo? Ecco, l'organizzazione è stata veramente fatta in tempo record, perché come ti dicevo quest'idea mi è venuta poco prima del 20 di giovedì, e quindi veramente ho dovuto organizzare tutto con le pinze, perché un giorno c'erano tutti ma mancava uno, quindi mancava sempre qualcuno. Abbiamo deciso, comunque fortunatamente è uscito questo giorno in comune, abbiamo organizzato il video. In precedenza mi sono organizzato con Graziano, che lo ringrazio, dell'Artistica Recording, che abbiamo fatto questo piccolo upgrade di cui ti parlavo, e poi abbiamo fatto questo video che è stato girato in una location inedita e molto suggestiva di Ercolano. Inedita perché è nata da pochissimo, ed è molto suggestiva perché si è creato questo terrazzo che praticamente è un punto sul mare di Ercolano, molto bello, nei pressi del molo borbonico della Villa Favorita. Sicuramente uno scenario particolare, ma una cosa ancora più importante, se posso giustamente anche sottolinearlo, cioè che l'uscita del brano è anche propiziata da un progetto importante, ovvero un'iniziativa benefica dal nome Vulim Shebene. Insomma, si unisce una grande passione come quella per la musica anche ad un progetto altrettanto importante. Sì, in ogni occasione dove c'è stata la mia musica in termini diciamo più importanti, dove c'era comunque un riscontro mediatico maggiore, ho sempre voluto legare la mia passione a quella che comunque a fare del bene a chi comunque ne ha bisogno. E infatti grazie alla partecipazione, alla collaborazione di alcuni sponsor, di aziende di Ercolano e non, abbiamo avuto poi la possibilità di poter pensare di prendere parte del ricavato e donarlo a questa associazione, andare oltre di Lina Esposito, e quindi darlo in beneficenza per organizzare dei corsi di autonomia per ragazzi diversamente abili. Infatti l'associazione si occupa proprio di questo, di creare dei corsi di autonomia per ragazzi diversamente abili. Sicuramente stiamo parlando di un grande progetto, questo fa sì, onore anche a te. Perché durante questo periodo di emergenza Covid tante associazioni hanno dovuto affrontare comunque un periodo di alta difficoltà, e quindi per me era un piccolo gesto per contribuire ad una ripartenza in un modo, spero diversa, spero agiata. Sicuramente è un piccolo gesto, ma che insomma fa tanto la differenza in un momento così. E allora, con Tuo Falo Americano è l'ultimo, tra virgolette, successo, l'ultima interpretazione di Gianni. Allora facciamo un passo indietro, facciamo un preambolo sulla vita, cioè
Chi è Gianni Scardamaglio? Gianni Scardamaglio chi è? È un ragazzo di Ercolano che ama tanto la musica e da piccolino si accorge che probabilmente è nato per fare questo. Perché ogni attimo e ogni spazio libero che ha lo dedica a quello. Quindi alla fine dei conti la maggior parte del tempo lo passa in questa sua passione. E questo comunque l'ha portato a fare, mi ha portato a fare tante amicizie, mi ha portato a viaggiare la musica. E diciamo che professionalmente inizio facendo piano bar all'età di 15 anni e quindi per me quella è stata una mega scuola, perché ti trovi comunque davanti a tante persone, devi intrattenere, sei stato chiamato per quel compito e quindi poi ti accorgi che c'è un feedback positivo da parte di queste persone e man mano poi dalla cerimonia al teatro, dal teatro alla piazza e poi ho avuto anche la soddisfazione che oltre a dei teatri importanti ho avuto la possibilità di essere presente anche su palchi come quello della RAI. Infatti grazie all'esperienza che ho avuto con la partecipazione di The Voice of Italy, facendo parte del team Facchinetti, e quindi ho avuto anche una delle esperienze più belle vissute nel contesto televisivo, diciamo, musicale. No, questo diciamo che sono vari aspetti, ma alla fine quello che conta è fare musica. Sì. E a questo punto io ti chiedo, sicuramente ciascuna esperienza ti avrà formato da questo certo. punto di vista. Ma in che cosa? Cioè, che cosa dà suonare in un piano bar, come poter suonare su un palco prestigioso come quello della RAI? Certo, quello del piano bar ti dà la possibilità di poter capire la gente cosa vuole. E quindi lì devi stare attento e devi giocarti qualunque carta per far sì che puoi rendere la giornata bella e che comunque possano ricordarselo sia chi ha organizzato e sia gli invitati. Invece poi quando sei su un grande palco lì veramente fai quello che ti piace fare e quando vedi che poi le persone apprezzano quello che fai dici ok, allora la missione è compiuta, oppure sai, arriva un applauso prima che finisca il brano, dici ok, allora sono arrivato, le persone si sono emozionate, quindi lì poi ti ritagli quelle emozioni che poi conservi nel tempo e dici va bene, allora devo continuare oppure devo migliorare questo oppure continuo su questa strada qui. Quindi ti formi anche, cioè costruisci quello che poi man mano sei in realtà. Quindi ad oggi sono quello che ho costruito negli anni con tutte queste esperienze che ho fatto. Diciamo tanti piccoli tasselli certo. che hanno consentito a Gianni di arrivare certo. a quello che è oggi, però c'è una definizione che... E non solo le esperienze, ma anche grazie alle tante persone che incontri lungo il tuo percorso. Certo. Ci sono tante persone che comunque ti affiancano, tante persone che credono nel tuo progetto, credono nelle tue potenzialità e quindi io penso che ognuno debba ringraziare sempre tante altre persone per le esperienze che fa. Questo sicuramente è importante. Sul discorso però dei generi c'è una definizione molto particolare di Gianni Scardamaglio, ovvero pop ma con malattia e la me, cioè pop ma con una malattia per l'America. Come è nata e soprattutto ci spieghi anche come mai questa definizione? Allora, pop perché in realtà io sono un interprete della canzone italiana e napoletana, partenopea. Però ho sempre avuto questa passione per il mondo americano, ma anche tipo per la mania di grandezza che hanno gli americani. Poi ovviamente è scontato dire che comunque loro per quanto riguarda il discorso musicale penso che veramente sono a livelli esagerati, se tipo parliamo di Stevie Wonder, Ray Charles, comunque parliamo di artisti che certo. sono stati influenti non solo ad esempio nel nostro caso sulla musica italiana ma anche su quella napoletana. Quindi diciamo che lì veramente si parla del massimo della questione musicale. E quindi poi ho sempre avuto questa passione, sai, delle moto, della bandiera americana, dei colori, della storia. Certo. Anche tipo il soul, da dove deriva il gospel, il fatto che comunque i neri d'America che erano i neri dell'Africa che erano schiavizzati e poi sono stati portati in America. Cioè è tutto un qualcosa di affascinante, il fatto che loro soffrivano
in questo contesto di schiavitù, e da lì hanno fatto nascere comunque un genere musicale, cioè tutto un qualcosa di fantastico, di magico. Infatti poi da lì è nato il soul, il gospel, e poi è stato comunque musica che poi ha influenzato l'intera musica mondiale, poi in realtà. Sicuramente tanti generi, tante voci, tante sensazioni che hanno poi plasmato quella che è la tua figura musicale, ma se dovessi fare un fantomatico podio delle tre personalità che più hanno influito sulla tua carriera? Ah, bella questa. No, allora diciamo che per quanto mi riguarda è un po' difficile, perché io ascolto un po' di tutto, quindi, però dai, se proprio dobbiamo estremizzare e creare un podio, penso che al primo posto, per quanto riguarda il panorama straniero, per me Stevie Wonder. Facciamo una cosa, dividiamolo almeno. Facciamo un primo posto internazionale, maschile e femminile, e italiano. Ok, allora per quanto riguarda quello straniero, straniero, Stevie Wonder, e non me ne vogliano i fan di Beyoncé e Whitney Houston, ma Celine Dion per me come artista femminile. Invece per quanto riguarda il panorama nazionale italiano, il mio primo amore è stato Massimo Ranieri, e aggiungerei poi Giorgia, che poi Giorgia è anche lei comunque un amante della musica quella americana, quindi perciò forse rivedo in lei probabilmente una delle artisti più forti nel panorama italiano. Io personalmente non sono esperto del settore, ma certamente avere la possibilità e il piacere di ascoltare una voce soave come quella di Giorgia è importante, certamente. Però quando si parla di musica italiana e napoletana, un piccolo passaggio su Pino Daniele credo sia sempre doveroso. Insomma, non si dice che ha influenzato tutti i cantanti di oggi, ma insomma una... Sì, lui è... Sì, anche lui si è fatto influenzare da quello che era la passione dell'America. Infatti lo ha dimostrato in tante opere, in tante canzoni che comunque ha pubblicato, ma anche spudoratamente. Quindi sì, è stato uno che comunque ha influenzato anche il mio percorso musicale. Probabilmente da lui avrò preso, tra virgolette, il coraggio anche di poter inserire quello che era, quello che mi piace dello stile americano, poi in quello italiano e napoletano. Quindi sì, lui è stato uno dei primi, insieme ad altri grandi, tipo Edoardo De Crescenzo. Quindi sì, vabbè, ce ne sono. Ho cercato di prenderti, di fare una classifica, però come forse ti dicevo... Forse sarebbe troppo riduttivo, ecco. Insomma. Sì, sì, infatti, sì, perché ognuno a suo modo è stato un grande, quindi cioè, ce ne sono e c'è tanto da imparare da loro. Diciamo che l'ultimo tuo omaggio, quello appunto del 20 di maggio a Renato Carosone, è l'ultima opera di Gianni, ce ne sono altre, e tra cui molto particolare Tieni ma così. Ci vediamo prima il video e poi ritorniamo qui per parlarne. Nel suo cuore ma ne sacca a nato pizze munna senza ci pensare, lo solo maraluna che ce n'amma fa, si stamma prigioniere in da sta libertà, stamma perdendo la vita nostra in miezzavi, per dint'a che sti chiesa non ci sta più di. Siamo rimasta sola in da sta città, abbiamo perduto pure la voglia di camminare. Tienami così vicino a te, che una porta non voglio avere, scendiamo soltanto quando la vita tornerà, quando sta nottata passerà. Tienami così vicino a te, circolare che ci sta bene, e facimmo spese come niente fosse stato,
a catanna zucchero e caffè. Rassegnato a tenere morta a fianco, che quando viene in faccia non fa più paura, e non sentimmo fritto questa vita a noi. Rattammo a più a cent'anni e non vincimmo mai, mai. Tienimi così vicino a te, più rapporto non voglio avere, scendiamo soltanto quando la vita tornerà, quando sta nottata passerà. Guardami Maria, ma non parla, non parla, ma voglio riposare. Rinda sto occhio nero, tiene ancora una speranza, mentre tengo sulla mente a te, mentre tengo sulla mente a te. Eccoci in studio nuovamente, Tienimi così, un altro brano particolare. Ci puoi dire la nascita e la progettazione di questo testo? Tienimi così, sì, Tienimi così è stato il mio primo inedito, quindi ha dato vita al mio progetto Inediti. E con tanta felicità e umiltà dico che è stato un inizio col botto, perché mi ha dato la possibilità di poter collaborare con due artisti, con due autori di calibro che sono Bruno Lanza e Leonardo Barbarischi, nonché autori di testo e musica di Tienimi così. E Tienimi così, che dire, oltre ad essere una grande, un'immensa dedica alla nostra terra, ma sotto forma di amore verso la propria donna. Quindi è un testo molto che lascia la fantasia, e quindi per me è stato un onore collaborare con questi due autori, e io la definisco, Tienimi così, la definisco una magia, ma perché, a parte l'emozione che mi dà quando la canto, vedo che ogni ascoltatore la riceve subito, e c'è un ottimo feedback ogni volta che la propongo. Infatti te ne dirò una: quando ho pubblicato Tienimi così, ho avuto la possibilità poi successivamente, dopo poco, di partecipare al Festival di Napoli 2016 di Massimo Abate, e la cosa più bella, non l'ho vinto quel festival, ma per me la grande vittoria è stata che è stato l'unico brano che a metà canzone il pubblico ha risposto con un applauso. Quindi per me è stata lì una grande vittoria, oltre ai premi della critica, del primo posto, lì per me è stata una delle mie più grandi vittorie. E con un testo del genere, poi la gente ha apprezzato comunque la mia interpretazione, quindi per me sono felice di questa chicca e la porto sempre con me nel cuore, nella mia mente. Sicuramente è importante la soddisfazione che arriva dal pubblico, proprio sul discorso anche che dicevi prima del piano bar. Se c'è un feedback, allora certo, Viene da dire: Gianni, forse stai facendo davvero la cosa giusta. Certo, infatti sì,
sì, ti fanno capire che sei sulla via giusta e poi vedi, poi non è mai sempre solo grazie a te. Infatti grazie anche al testo di Bruno, alla musica di Leonardo e anche grazie alla partecipazione di Giancarlo Sannino e di Stefano Romano, che hanno partecipato con chitarra classica e chitarra acustica per musicare poi il brano, infatti come abbiamo visto dal video. Ho voluto lasciare questo brano così in maniera acustica, se possiamo dire così, chitarra e voce, perché dava molta importanza a quello che dicevo e all'atmosfera, anche se un mio desiderio in futuro è quello di poterlo riarrangiare in modo orchestrale, con archi, fiati, e quindi fare un arrangiamento proprio di quelli a altissimo livello, diciamo. Quindi si è partiti, Gianni è partito con Tienima così, e dunque nel discorso che facevamo anche prima del feedback, delle passioni che continuano, ne sono arrivati altri di brani. Partiamo con Fuori c'è il sole, prima però ci guardiamo prima il video. Ok. Io stavo lì seduto perso ad ascoltare i tuoi discorsi, le tue labbra da baciare, quegli occhi verdi come quando è verde il mare, dimmi cosa devo fare. Tu mi dicevi perché adesso, perché correre, vedrai che poi questo mio cuore capirà, ma nell'attesa non fermarti, dammi l'anima e potrei chiamarlo amore. Il primo bacio in auto fuori casa tua, stupidamente l'illusione che eri mia. Quando ci penso mi ritorna quel sorriso, anche se ancora non mi porti in paradiso. Fuori c'è il sole, spesso piove in questa vita che mi sembra vuota, assente per questo amore che dà tutto e non dà niente. Fuori c'è il sole, ma tu che aspetti ancora per calmare il mio dolore? Vorrei portare questo amore tra la gente, eternamente. Fuori c'è il sole, l'amore arriva sempre quando non ci pensi, e tutto quello in cui credevi va a puttane, perché la vita gioca sempre a farti male e il mare si fa sale. Ricordo il primo bacio fuori casa tua, stupidamente l'illusione che eri mia. Quando ci penso mi ritorna quel sorriso, anche se ancora non mi porti in paradiso. Fuori c'è il sole, ma dentro è nuvoloso e spesso piove. Questa vita che mi sembra vuota, assente per questo amore che dà tutto e non dà niente. Fuori c'è il sole, ma tu che aspetti ancora per calmare il mio dolore? Vorrei portare questo amore tra la gente, dammi quel bacio che vuol dire eternamente. C'è il sole, lo vorrei dentro me. Fuori c'è il sole, ma tu non ci sei. C'è il sole, c'è il sole, c'è il sole, c'è il sole.
Quindi, insomma, i brani sono andati, il desiderio di continuare c'è stato e dunque è nato anche Fuori c'è il sole. Sì, perché lì poi il desiderio è aumentato, ma di voler dire un qualcosa di mio, che oltre dato dall'interpretazione è proprio un qualcosa che pensavo io, che volevo scrivere io. Non mi ritengo ancora un autore, perché questo per ora è il primo e l'unico brano, almeno spero soltanto per ora, che ho scritto. E l'ho scritto e poi musicato, successivamente ho condiviso la musica con l'amico chitarrista Raffaele Capricano, però ho detto, ho pensato molto umilmente, perché non chiedere un responso, diciamo, anche per nel caso migliorarlo, a Bruno Lanza. Bruno, che dici, che ne pensi di questo brano? E lui subito mi ha detto che aveva un'atmosfera bellissima e ha detto il brano c'è, la canzone c'è, ma ti aiuterò giusto in qualche chicca. E quindi poi l'abbiamo definito e poi registrato, e sempre con alla chitarra Giancarlo Sannino, al basso Stefano Romano, alla batteria Claudio Sannino, arrangiamento di Tony Aprile, e l'abbiamo registrato all'Artistica Recording. Ed è stato, oltre ad essere il mio primo brano scritto da me, è stato quel brano che ho vissuto ancora di più per quanto riguarda poi tutta la realizzazione, perché sono partito dal testo fino ad andare a finire alla musica, fino all'arrangiamento, quindi confrontarmi con l'arrangiatore, con Tony Aprile dell'arrangiamento, andare veramente a curare i minimi dettagli, e si è venuta a creare poi una squadra, chiudendo il tutto il lavoro all'Artistica Recording di Graziano Donadona. Veramente si è creato quella squadra e un'atmosfera bellissima, per cui vorrei che ogni album e ogni brano, vorrei ci fosse quell'atmosfera sempre o ancora di più. Quindi sicuramente c'è un grande lavoro da parte tua, ma sarebbe un po', diciamo, tra virgolette, perduto, quasi vuoto senza l'aiuto del tuo team. Certo, perché è lì che poi le tue idee diventano realtà. Cioè, io sì, posso pensare alla chitarra come potrebbe fare, oppure alla batteria come ipoteticamente potrebbe suonare, però poi è dall'arrangiatore ai musicisti, che poi ognuno mette del suo, la sua esperienza, il suo percorso, il suo trascorso, e quindi poi lì si crea poi l'atmosfera del brano, perché ognuno mette del suo, ognuno mette la propria esperienza, il proprio trascorso, ognuno mette la propria interpretazione, e quindi poi lì è lì che nasce la magia. Questo sicuramente è molto importante. Noi, prima di proseguire questa nostra chiacchierata in compagnia di Gianni, ci prendiamo un piccolo break pubblicitario, torneremo subito da voi. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social, con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Eccoci rientrati in studio al tavolo della domenica, questa sera in compagnia di Gianni Scardamaglio, per affrontare quello che è il suo percorso musicale, una crescita importante nel corso degli anni, una crescita che ti ha portato a unire la passione per la musica, e c'è anche quella poi per il calcio, per il Napoli, certo, con la cover del coro famoso che ha reso celebre i tifosi partenopei di Un giorno all'improvviso. Prima però, come sempre, ci vediamo un breve estratto video. Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva e non chiedermi perché. Di tempo ne è passato, ma siamo ancora qua, ed oggi come allora difendo la città. È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai, siamo figli del Vesuvio, forse un giorno esploderà. Una vita insieme a te, di domenica alle tre, non riesco a stare solo senza te. Te lo dico forte ancora, ancora più forte lo dirò, questa maglia è la mia vita, è bianco, azzurro i miei colori,
nella mente un ideale, nel mio cuore una passione, in un mondo che non ci vuole più, io canterò di più. È per te, è per te, è per te che io canto, io lo so, io lo so, io lo so. Io so pazzo sulle te, ovunque sei tu lo sai. Forza Napoli più che mai, tu lo sai, non ci lasceremo mai. E allora intraprendiamo anche un percorso delicato, perché la musica unisce tanti cuori, tante persone, e beh, il calcio è più o meno la stessa cosa. Certo, sì, in effetti è una passione che poi riporta anche a quello, perché il fatto di essere legato alla musica napoletana, diciamo che le cose che poi escono fuori dalla questione partenopea è quello, la musica, il calcio e il buon cibo e anche le belle donne, se poi vogliamo dire. Quindi diciamo che sono passioni che vanno a braccetto. Sì, questa passione del Napoli c'è da sempre, perché io penso che a Napoli la passione per la squadra del Napoli ci sia nell'aria. Quindi come non puoi collegare le due passioni? E da lì, appunto, come dicevi prima, siccome il mio percorso comunque ha preso spunto anche da un artista partenopeo, Pino Daniele, quest'idea mi è venuta prendendo vari cori da stadio, creando un testo insieme all'amico Cristian Imparato, che un giorno mi chiamò e mi disse: ma che ne pensi se prendiamo parti di alcuni testi dei cori da stadio e li mettiamo su una musica conosciuta? E quindi lì poi ho pensato di introdurre Pino, cioè era un connubio perfetto, i cori da stadio del Napoli con Pino Daniele, certo. E infatti proprio per questa chicca è stato molto apprezzato, e purtroppo non sul mio canale, ma calcolando un po' le visualizzazioni in generale di tutte le persone che comunque lo copiavano e lo mettevano sulle proprie pagine, siamo arrivati a 7-8 milioni di visualizzazioni. E ti posso dire che per alcuni mesi ho vissuto la stessa fama, notorietà, dai, se vogliamo dire, di quando ero concorrente di The Voice of Italy. Quindi le persone che mi fermavano per strada: ma allora sei tu, il video è simpaticissimo, in macchina. Poi alla fine, senza volerlo, vedi, quando poi, siccome all'interno del video c'era anche un caro amico seduto a fianco a me, Vincenzo, che anche lui fa parte dell'associazione Andare Oltre, in pratica la gente l'ha visto anche come un richiamo a quello che è la notizia sociale. In realtà lo scopo non era quello. Lui è un tifosissimo, insieme al papà Gianni, che ha partecipato anche come sponsor all'iniziativa di cui parlavamo prima, e quindi sono tifosissimi del Napoli, non poteva mancare all'interno dell'auto, dell'abitacolo, e quindi è stato veramente una cosa molto bella. E anche lì, vedi, il fatto che io ti dicevo che sempre grazie alle persone che credono in quello che fai. Immagina se in quella macchina stavo da solo, non poteva mai essere la stessa cosa. Quindi la gente, il fatto di vedere l'unione, gli amici, che poi tra l'altro tra le persone che c'erano all'interno della macchina c'era anche un tifoso juventino, quindi ti posso dire come poi l'atmosfera ti può legare in un modo che anche al di là dei colori comunque si sta insieme, si diverte. Lo sport penso debba essere proprio questo, che al di là dei colori unisce. Vai lì, ti vedi la partita, sei in compagnia, applaudi chi è stato più bravo di te e ahimè se perdi torna a casa sperando che poi alla prossima la tua squadra possa giocare meglio. Questo è importante, ma mi soffermerei un attimo su un termine particolare che hai detto in quest'ultimo intervento: l'atmosfera. L'atmosfera che forse non racchiude bene il periodo che stiamo vivendo, ma qualcosa è cambiato, tantissime cose sono cambiate. Allora ti chiedo come il coronavirus ha influito, se ha influito sulle tue attività e soprattutto come poi si può sperare di ripartire quanto prima. Allora, certo, all'inizio siccome si pensavano solo a 10 giorni, 2 settimane, forse per qualcuno che si è preso anche una piccola pausa e ha risolto un po' tutte quelle cose che aveva lì appunto irrisolte, ci stava anche. Però poi quando i giorni passavano e le notizie in TV
da 15 giorni si passava ad un mese 2 mesi, da 2 mesi 6 mesi, diciamo che lì poi è stato abbastanza preoccupante, soprattutto per il mondo dello spettacolo, ma non solo per l'artista in sé. Ma immaginate intorno ad uno spettacolo quante persone ci collaborano, elettricisti, persone che montano il palco, tecnici audio, tecnici comunque delle luci. Cioè c'è tutto un mondo, gli eventi, quindi insieme agli eventi i grossisti, chi vende il cibo, quindi cioè, intorno allo spettacolo veramente gira un mondo. E quindi è stata veramente dura vedere comunque le persone in difficoltà. E diciamo che la cosa bella che ho visto comunque in questo periodo è vedere tante associazioni del territorio, come ad esempio ad Ercolano c'è il nuovo progetto Ercolano, che è un'associazione che mi è sempre vicina nei miei progetti musicali e che è stata molto vicina a tante persone che erano in difficoltà, e anche grazie all'amico Ciro Santoro. E diciamo che poi queste cose ti lasciano un sorriso dicendo almeno non siamo soli, oppure le persone che hanno più bisogno di noi non sono sole, ovviamente sempre con il contributo e la presenza di tutte le altre persone che comunque possono permetterselo, e quindi almeno passarsi anche una mano per la coscienza e dire va bene, abbiamo dato un piccolo contributo per chi comunque ne aveva bisogno. È un periodo difficile, naturalmente l'auspicio da parte di tutti è che possa concludersi. Che possa ritornare tutto come prima e che possa riprendere tutto nel migliore dei modi, anche perché ne abbiamo bisogno proprio per stare bene psicologicamente, perché tante persone anche a livello proprio psicologico, certo, è un qualcosa che comunque non c'è più la tolleranza che poteva esserci 2 anni fa in confronto a situazioni che possono verificarsi, che ne so, anche per strada, in un sorpasso. Ad esempio, certo, la reazione di 2 anni fa sarebbe comunque diversa da quella che è. Quindi penso che debba ritornare tutto il più presto possibile nella normalità, e poi sono positivo, nel senso che dopo tanta pioggia io penso che solo un grande arcobaleno può circondarci nei prossimi giorni e nei prossimi anni, quindi attendiamo che comunque si velocizzano anche le procedure per il vaccino, certo, e quindi siamo qui ad aspettare in modo positivo, non quello del Covid, ma in modo positivo una ripresa quanto prima. Sì. Gianni, un altro tema importante di cui mi piacerebbe parlare con te in quanto artista musicale è il tema dei talent. Tu comunque hai partecipato, quindi diciamo la domanda forse è anche un po' retorica, però più che altro ti faccio una domanda nella domanda, favorevole o contrario, e soprattutto cosa si deve fare dopo il talent? Perché nei talent si vedono tantissimi artisti, più o meno bravi, personalmente non sta a me deciderlo, che poi usciti dal talent finiscono quasi nel dimenticatoio. Allora, insomma, non è facile, non è che uno arriva al talent, un cantante, un artista, no, e poi è finito, anzi, forse da lì proprio si inizia. Sì, hai detto una cosa molto importante, perché il talent diciamo che non è un punto di arrivo. Potrebbe essere un punto di partenza o un punto intermedio del tuo percorso, dove tu approfitti perché è un momento dove si amplifica tutto. Certo. Quindi se tu hai un progetto ed è un progetto che piace, viene amplificato, altrimenti devi percorrere la tua strada comunque vada e migliorarti sempre più. Sicuramente per quanto riguarda la mia esperienza è stata un'esperienza bellissima. Vivi anche un momento anche di notorietà, perché comunque la gente ti ferma per strada, certo, è incuriosita, ti guardano con un occhio diverso, perché sai, diranno, pensano ma quello è quello che abbiamo visto ieri in TV, oppure vorrei chiedergli una foto. Siccome che rimane ti dico, però scusami, lo stesso Gianni di Ercolano. Sì, questo sicuramente, anzi entravo anche in quella fase in cui vedevo delle persone imbarazzate, allora quindi sai, davo io comunque la possibilità di poter attaccare bottone, perché sai, c'è sempre la curiosità di voler parlare con una persona che esce in TV, certo, perché finché non ci sei dentro diciamo che
vedi quelle persone al di là della televisione un po' come delle star. E quindi ero anche io, diciamo, avevo le porte aperte per anche se volevano fare una foto, se volevano chiedermi qualcosa, sai, perché c'è sempre la curiosità. E poi la domanda che la domanda fissa, ma è tutto finto? In realtà, vedi, collegandomi anche a quello che dicevi tu, oltre ad essere una bellissima esperienza, è stato anche tutto vero, e l'atmosfera di ansia è bellissima. Io non so se poi lì sicuramente sarà preparato dagli autori, però comunque te lo fanno vivere, anche perché loro devono gestire un programma che può avere tante varianti. Quindi, però a te, cioè al protagonista, in quel caso a me, l'hanno fatto vivere come un'esperienza unica, normale, non si sapeva comunque come potesse andare a finire. Anzi, una chicca che ti dirò, alla seconda puntata, quando ci fu la battle, ovviamente era registrata la puntata, e quando andò in diretta, 15 giorni prima, io già sapevo l'esito. Certo. Ma il pubblico in studio, che comunque era un pubblico vero e non era d'accordo sulla mia esclusione nella seconda puntata, mi scriveva già sulla bacheca giorni prima che uscisse la puntata, mi diceva: Gianni, dovevi passare tu, non è stato giusto. Allora io dovevo stare lì perché la produzione mi chiamò, disse: attenzione, non possiamo spoilerare il risultato. Certo. Attenzione alla pagina, perché stiamo vedendo che ci sono delle persone che stanno commentando, anche se sono dei messaggi positivi, ahimè si devono cancellare. Certo. Per non spoilerare quello che poi succederà fra 15 giorni. E quindi è stata comunque per me un grande, vedi, la questione del feedback di cui si parlava prima è proprio quello, vedere che la gente ti riempie d'affetto anche in questo modo, dice: no, dovevi continuare, per me eri più bravo, tipo. Certo. Anche se comunque mi sono confrontato con Alex Cecotti, che secondo me è uno dei più bravi cantanti, è veramente molto molto bravo, e in quella seconda puntata, sempre in riferimento a quella puntata, c'è stato un bel duetto, perché si è pensato un duetto e non una sfida in cui doverci sfidare e mettere a far vedere a chi sapeva fare di più. Abbiamo cercato di portare lì in puntata un pezzo nel miglior dei modi, con una affinità e con un feeling nel miglior modo possibile. Infatti poi la gente ha visto quello, anche se poi alla fine era una sfida, e quindi alla fine si doveva scegliere, no? un concorrente finale. Però è stata comunque un'esperienza bellissima, e la consiglio a tutti: andare a fare provini, provateci sempre, perché se ci sono riuscito io, perché non può riuscirci anche qualcun altro. Però per il discorso che dicevi dopo il talent, certo, in realtà io penso che uno deve seguire il proprio progetto, le proprie emozioni. Poi quello che succede, succede, perché non è il talent a darti poi tutto quello che vuoi, è quello che fai, come lo fai, altre conoscenze che farai, perché poi è tutto lì, sono i contatti che comunque poi ti danno la possibilità di poterti esprimere al meglio. E soprattutto poi quelle che fanno bene sono le persone, oltre alla famiglia, quelle che fanno bene sono le persone che credono nel tuo progetto e credono in quello che fai. È molto importante. Sicuramente fa tutto parte dell'esperienza, tutto quello che ti porterai nel bagaglio, e dunque, insomma, dopo un po' la tua storia, i tuoi progetti, visto che siamo in chiusura, ti faccio la domanda che faccio un po' a tutti i miei ospiti, cioè: quali sono i tuoi obiettivi e auspici per il futuro? Beh, io a 29 anni sogno ancora come quando ne avevo 9. Un palco enorme, spie dappertutto, dietro un'orchestra infinita, quindi mi auguro il meglio che la musica mi possa dare, ma soprattutto, anche se dovesse arrivare a un livello non altissimo di quello che noi immaginiamo nei nostri sogni, voglio e pretendo che la musica comunque mi regali sempre grandi emozioni, anche non a un livello di, come ti dicevo prima, che comunque faccia parte sempre della mia vita, perché io in ogni cosa, sia quando sono felice sia quando sono triste, alla fine poi vado a chiudermi sempre lì, che è il mio contesto musicale. Quindi voglio faccia parte sempre della mia vita, non ci sia mai un distacco da questa mia passione. Sicuramente è importante che si possano emozionare anche tutti grazie alle tue produzioni. Certo. Gianni, grazie mille del tuo tempo, le tue grazie. Parole, e in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille, grazie a voi che mi avete ospitato, e sono felice di essere qui e di ritornarci.
Grazie, grazie mille. Ringraziando allora nuovamente Gianni Scardamaglio per il suo percorso musicale, abbiamo parlato di tantissimi temi, dalla sua storia, il discorso talent, e un invito rivolto a tutti coloro che sentono di saper fare musica e provarci, perché insomma i treni giusti possono anche arrivare. Lo ringraziamo nuovamente, ringrazio come sempre voi da casa per averci seguito. L'appuntamento con il Tavolo della Domenica torna domenica prossima alle ore 21:30 qui, come sempre, dagli studi di Teleprima. Nuovamente grazie, arrivederci e buona serata.